di 40 anni siamo a una fase diciamo pesantissima, esatto, che sconsiglio assolutamente i colori perlati. I colori perlati sono quelli che manifestano ancora di più le... Ma in realtà, per esempio, per una donna matura, se è vero che bisogna stare attenti a non usare troppo, non è credere che sia giusto anche, insomma, se una donna vuole, che ne so, mettersi l'ombretto azzurro, dopo una certa età non si fa più, si può fare. Si può fare in condizioni, se la persona che mette questo ombretto si sente sicura di sé, io credo che sia giusto. Quindi non ci sono cose che non si possono fare. Per un consiglio che lei darebbe quindi alle donne, ci sono colori che si aggiungono, le bionde, le brune, se ne sentono un po' di più. Ma io, io mi baso solitamente sul colore. Che è importante, bisogna abbinarsi. Dipendendo dall'occhio e usando un determinato tipo di colore di ombretto possono dare più o meno intensità all'occhio. Senta un po', sappiamo che sto scrivendo un libro, vorrei capire, perché il titolo non mi aiuta, si intitola Il colore del silenzio, quindi io vorrei capire quanto ha a che fare con il lavoro che lei comunque sta portando avanti da una vita e quanto invece un po' si è disposta. Sì, è una cosa molto a cui tengo molto, il colore del silenzio. Io solitamente quando scrivo, perché non è la prima cosa che scrivo, ho scritto qualche cosa per quanto riguarda dei piccoli momenti, dei monologhi con me. Però questa è la prima volta che faccio, credo, una cosa un po' più seria. E parte tutto, diciamo, da questi 3 anni di esperienza che ho avuto a vivere, che ho conosciuto tantissime persone, che poi per forza maggiore ci siamo lasciati. E ho perso anche, diciamo, le loro parole, e questo fa molto male, perché credo che quando viviamo 3 anni con delle persone che dividiamo, momenti, che sono belli, che sono brutti, dovrebbe sempre continuare una relazione. Invece io ho perso il silenzio di queste persone. Però un silenzio che ha dei colori, in realtà, sono quelli comunque che lei ricorda aver utilizzato anche per loro. Certo. Libro autobiografico. Diciamo 3 anni di vita abbastanza complicati, quindi non ci sono degli aneddoti, non ci sono cose. Ma ho avuto degli incontri, un incontro bellissimo, che è difficile dimenticare nella vita, e l'opportunità di conoscere bellissime persone, attori, tuttora sono molto amico. La negatività di... Io ho scritto sul mio blog una frase che credo che possa essere importante per le persone che affrontano il discorso del trucco, questo viaggio, questo mondo che è molto affascinante. E credo che... Spero che queste persone non arrivino a subire quello che ho subito io, perché credo che... io sono arrivato a perdere l'autostima di me stesso, io che con i pennelli, col trucco, diciamo, mi sono sentito benissimo. Non so se riavai di approfondire no, preferisco che scoprino ciò che voglio dire. Allora, lo scopriranno sicuramente, poi magari diremo, non so, è l'ultima pubblicazione, lo sta terminando. Però ho già cambiato un paio di titoli, i titoli dovrebbero mettersi alla fine, però credo che questo sia il titolo di fine. Quindi magari poi quando uscirà noi daremo, se vorrà rivenire. Parlando invece di allora di qualcosa invece che so a cui tiene molto e che le fa piacere, appunto di dire, un nuovo progetto con i ragazzi dell'Istituto d'Arte Felice Palma. Sì, questo è un progetto che è nato all'improvviso. All'improvviso, un giorno che stavo camminando, ho visto questo l'Istituto Palma, dove andava mio figlio a scuola, che ha frequentato per 2 anni,
e se questo è tutto gli ha dato l'input a Manuel, mio figlio, di diventare un bravissimo architetto. Lui adesso si trova in Costa Rica, lavora a Panama, in Costa Rica. E spero che spesso arrivi in Italia. Classico esempio di fuga di cervelli dal territorio. Non ho voluto dirlo per E quindi che cosa farete? Ma io credo che il discorso del trucco non si debba solamente fermare, diciamo, al trucco da sposa, cinematografico. Credo che i colori, i pennelli possono andare oltre, ancora oltre, alla scoperta di tante cose. Noi abbiamo parlato con la professoressa Perotti Francesca e con il direttore della scuola, sì, la vabbè, comunque non si ricorda il nome, io non neanche chiediamo scusa, ma tanto cambiano sempre. È un bellissimo progetto dove mi piacerebbe investire i ragazzi in una fusione di corpo-ambiente, che è rivolto, diciamo, subentrerà poi la fotografia, subentrerà quello che è la grafica e quello che è il corpo umano con l'ambiente.